Buona domenica, da circa un'ora Napoli è tornata ad essere quella di sempre, una città attraversata da automobili e motorini, ma dalle 10 alle 13 aveva assunto un aspetto piacevolmente inconsueto. Tutti a piedi, in bicicletta, sui pattini o ad ascoltare recite e concerti sui pullman. Una mattinata antismog che a qualcuno avrà certamente provocato disagi, ma che per molti si è trasformata dunque in un'occasione di svago e domenica prossima si replica. Vediamo adesso che cosa ha trovato Anna Teresa Damiano in giro per la città. Principe di Toledo, per servirla. Marchese di Moncharmont. Cerchiamo una dolce donzella questa mattina. Io sono la dama di Montpellier. Sono padre Baldo, ho fatto il seminario e adesso sto qua. Io dico la mista. Nell'assistenza spirituale sull'autobus. Certamente. Attori in costume che salgono sugli autobus con estemporanee rielaborazioni di classici del teatro brillante, attori che sembrano normali passeggeri e a sorpresa si rivelano personaggi di un copione. Passeggeri veri che si divertono, interagiscono entrando nella scena. Piacere di vedere, diciamo, questo tipo di spettacolo, spero che si potrebbe fare tutte le domeniche così. Belle, perché invoglia sempre. Al suono di pianoforte e sax, mani e piedi che battono il ritmo tra una fermata e l'altra. È l'aspetto più inedito della Domenica senza auto a Napoli, la mini austerity terminata alle 13 e che si ripeterà tra una settimana non soltanto a Napoli ma in altre 13 città italiane. Domenica a piedi, in bici, sui pattini, domenica con le scarpette da ginnastica per chi ha scelto il jogging ma anche per chi partecipa alle manifestazioni di sport in piazza, dal calcio alla scherma. In strada 300 vigili, decisamente super zelanti, controllano non soltanto auto e ciclomotori, ma anche bici e pattini, tenuti a rispettare i sensi unici. E la festa è anche il concerto della banda dei Carabinieri, in quella piazza plebiscito solo 2 giorni fa, teatro delle proteste dei senza lavoro, e dove restano ancora i segni dei falò accesi. Oggi però domenica di pausa, anche per la Napoli che aspetta una settimana di appuntamenti sull'emergenza occupazione e si prepara al mega sciopero del 20 marzo.